linea Paolo Di Chiesa, che è telefonista Rai e ex sciatore della Valanga Azzurra. Ciao Paolo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Che bello ritrovarti, ci risentiamo. Non ce l'avamo dimenticati di te. Cos'è passato, un anno? No, è passato, sono passati 5-6 mesi. In realtà però era il 2014. È vero, un anno è passato, effettivamente. Esatto, va bene, ben ritrovati, dai. Allora, di ritorno da Schladming, immagino. Sì, sono tornato, sì, sono ancora per strada, sì, sono di rientro da Schladming, dalla night race di ieri sera, bellissima. Beh, ieri è stata una gara fantastica, che ovviamente abbiamo visto tutti quanti sui canali di Rai Sport. Una gara... Grazie, bravi. Come sempre, non me ne perdo una da 20 anni. In realtà il biondo se l'è persa, però vabbè. Sì, il nostro regista se l'è persa, perché gli ho scritto solo la fine che si stava perdendo lo spettacolo. Ma senti, da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, beh, la stagione, come dire, ormai è nel più che nel vivo. Abbiamo la conferma dell'Ital Jet, io direi Paris, e di Gross, quindi direi una nazionale azzurra che vede due stelle sostanzialmente, tutto gira intorno a loro. Sì, è vero, Paris ha un ruolino di marcia quest'anno che è a dir poco fantastico, sta facendo una stagione eccezionale, non mi aspettavo che andasse così in Super Gigante, sinceramente, e invece è diventato quello che è diventato, ha vinto il Super G di Kidsburg, credo il più bello e più spettacolare della storia, il più difficile anche perché era velocissimo. Ha fatto delle cose meravigliose, come sta facendo delle cose bellissime anche grosse. Ieri sera, cioè adesso lui ha fatto questi slalom a gennaio eccezionali, ha vinto a Delboden, è arrivato secondo a Wengen, è andato bene anche a Kitzbühel, abbastanza bene, è arrivato ottavo e ieri sera di nuovo un altro exploit con questa seconda manche che l'ha riportato dall'ottavo posto al secondo dietro al russo. E molto bene sta andando anche Razzoli, che si sta riprendendo. A proposito del russo, era 30 anni che un russo non vinceva in Coppa del Mondo. Sì, è stata abbastanza... posso testimoniare perché c'ero a quei tempi quando Zirov non se lo ricordano più gli appassionati, ma Alexander Zirov, che poi buonanima è morto in un incidente stradale, era veramente forte. Quegli anni, se ricordate, Stenmark era imbattibile, erano gli anni d'oro di Stenmark. Era l'epopea di Stenmark. Bene, Zirov arrivò su quelle scene là e vinse due giganti di Coppa del Mondo e lo slalom di Borovets, battendo Stenmark, ovviamente, non parliamo di me, ovvio. Ancora quella tuta dell'Unione Sovietica, quindi. Quella era proprio, era ancora la bandiera quella che portava Zirov, la bandiera dell'Unione Sovietica, perché poi tutto il resto successe qualche anno dopo. Zirov poi perché sparì dalle scene? Perché la federazione sua aveva fatto un contratto con una casa di scarponi, non si possono far nomi, francese allora, che aveva questi scarponi a calzata posteriore che andavano benissimo per i turisti, no? Sì, ma non per pagare di Coppa del Mondo. Lui fu obbligato a usare quella scarpa che usavano i domenicali in pista in Coppa del Mondo, quindi da battere Semmar passò a prendersi 5 secondi per manche, poveraccio. E questa era una direttiva della federazione? Direttiva della federazione, lì non si scherzava, Unione Sovietica, c'era un contratto con questi qua e il grandissimo Zirov fu completamente massacrato da questa cosa, poi oltre dovette smettere di sciare perché se a Stemma gli metti due cassette della frutta attaccate ai piedi ovviamente non può vincere le gare, no? Quindi questo è stato un po' il problema della squadra russa in generale di quegli anni e dopo è un po' sparita fino adesso praticamente. Sì, allora non c'era soltanto Zirov, c'era anche Andreev che era arrivato secondo a Kitzbühel, altro slalomista molto bravo, poi c'era Zigano, per esempio, che vinse in Coppa del Mondo ma qualche anno prima in discesa. No, i russi, poi adesso vabbè, questo Roshilov è arrivato un attimino tardi, perché se fosse stato in queste condizioni un anno fa quando c'era Sochi, non so come andava a finire lo slalom. Ma secondo me questa è stata un frutto della preparazione che hanno fatto i russi negli anni per arrivare pronti alle Olimpiadi. Roshilov è scoppiato un anno dopo. Sono arrivati lunghi, diciamo. Sì, è andato lunghi. Arrivati un po' lunghi, sì, hanno fatto un po' un dritto lì, però devo dire che ieri sera mi ha completamente impressionato Roshilov. A parte il fatto che ti ha scambiato per Gross. Per il distacco che ha dato a tutti. Cioè cosa vuoi fare se questo a Kitzbühel già l'altro giorno aveva fatto una grandissima manche, la prima era lì appiccicato, poi non so se ricordate il numero che ha fatto nella seconda,
per star dentro, no, ho visto due numeri, uno a Zagabria e uno l'altro giorno a Kisbue di Orochilov, che mi fanno pensare che dal punto di vista neuromuscolare lui sia nettamente superiore a tutti. A livelli di Hirscher, anche superiore. Di più. No, gli ha fatto due recuperi che non credo neanche possa fare Hirscher. È impressionante. Hirscher che per tra l'altro... Sì, prego. No, dimmi Hirscher. Hirscher che tra l'altro ieri è uscito un po' massacrato, perché davanti ai suoi 50.000 tifosi è arrivato solo 14esimo e la squadra austriaca è in netta crisi, perché un solo atleta nei primi 15, che appunto è Hirscher. Sì, ma sai, se manca Hirscher la squadra austriaca non c'è, perché si deve ancora affidare al vecchio Reich, che oramai è bravo, per carità, ma arriva nei 15 se va bene. Mario Matt, che è in declino totale quest'anno. Herbst, cioè tre vecchietti, tre grandi nomi dello sci mondiale, ma oramai in declino. Quindi l'Italia quindi sta meglio dell'Austria. Come? L'Italia sta meglio dell'Austria da questo punto di vista. Eh beh, sì, stiamo meglio noi, perché insomma, ieri si saltava grosso e c'era comunque Razzoli che ha fatto una gara eccezionale. Se non sbaglio davanti al traguardo, Razzoli ieri era sul podio. Ma ieri Hirscher comunque, guarda, devo dirvi la verità, io l'ho visto in partenza, come sempre molto gentile, prima della ricognizione, gli ho chiesto come stavo, ho saputo che era un po' influenzato, mi ha detto guarda, guardami in faccia, non sto bene, cioè, sto sudando, infatti non stava per niente bene, lui, bisogna dire ad onor del vero che era malato, quindi certo ha corso, però in quelle condizioni, sai, poi Hirscher è in un momento in cui punta praticamente tutto sul fisico al 90%, se non sta bene il fisico cala un attimino, con quella sciata che c'ha lui il risultato non lo fa, con questi che vanno così forte adesso. Vorrei fare un attimo un passo indietro di solo una settimana e andare a Kitzbühel, anzi di pochi, di tre giorni andare a Kitzbühel. Sì. Purtroppo la discesa quest'anno non ci ha regalato grandi emozioni, perché è stata accorciata a meno di metà. Insomma. La vera discesa è stata super giro. Sì, assolutamente, che tra l'altro ti avevo già preannunciato che sarebbe stato così. È stata accorciata notevolmente, si è persa tutta la parte alta della Steilang, della Mausfallen, quindi i posti più caratteristici. Sì. Una discesa che comunque però ha rispecchiato i veri valori, insomma Paris secondo, Jansrud primo, quindi anche sì, su una... Su una pista facile alla fine i valori vengono fuori. Sì, per carità, i valori vengono fuori, però è ridicolo e patetico, cioè quello che hanno fatto. D'altronde è giusto che l'abbiano fatta, perché c'erano 50.000 persone lì, quindi a quel punto lì a Kitzbühel, sai, lo spettacolo deve andare avanti in ogni caso e va bene così, però mi fa ridere pensare che Jansrud abbia vinto la Strife. Io mi rifiuto di lo cancello dall'albo d'oro, cioè non è una vittoria sulla Strife. Secondo te si può dire che il taccone è stato peggio del buso, come si dice qua in Veneto? Il taccone è peggio del buso, esatto. Senti, no, l'ha fatta per quel motivo. È un gran peccato, ragazzi, perché io quel giorno lì ho fatto la ricognizione e raramente l'avevo vista in quelle condizioni straordinarie. In alto c'era, perché poi sotto la neve era un pochino meno ghiacciata, quindi c'era più grip, ma sopra era ghiaccio vetro come i tempi d'oro. Non si stava in piedi, quindi sarebbe stato uno spettacolo pazzesco, però con quella nebbia assolutamente non si poteva fare la gara, cioè non c'erano le condizioni di sicurezza. No, com'è no, sciare sulla Strife? Come ci si sente quando si scende per quelle ma parti? Guarda, ti dico insomma, io ho sciato un po' nella mia vita, ma se non hai gli sci da gara e preparati giù dalla Strife devi stare veramente attento anche a scendere della page, come scendiamo noi quando facciamo le condizioni, cioè ti devi attaccare i pali, perché veramente ci sono dei tratti di 50-100 metri come una patinoire inclinata dove non puoi stare in piedi in nessun modo, per cui devi stare un attimo attento. Io quando vado sulla strada mi preparo gli sci, me li limo, tutte queste cose qua, non è che faccio tanto il furbo. Non si va da turisti, ma durante la gara la libera il nostro tecnico, il nostro regista Filippo ha detto: io ho l'impressione che gli italiani abbiano gli sci che non vanno. Cosa ne dici? Che abbiano gli sci lenti e poi Paris l'ha scritto il messaggio e poi Paris poi la gara l'ha persa in realtà proprio sullo stato di scorrimento finale, almeno questa è la mia impressione, quindi gli ho dato un po' di ragione. Ma guarda, Paris però, allora andiamo ad analizzare così vado a memoria la discesa di Paris, quella corta, no? Dove ha perso per due centesimi da Jansrud, adesso vado a memoria, quindi magari sbaglio di qualche centesimo, però la parte iniziale lui ha preso 25 centesimi. E la parte iniziale, sì, parti dal side lamp, poi fai due curve, arrivi all'Erkelschuss, sono sempre in curva lì, quindi non parlerei tanto di scorrevolezza. Poi, passato quell'intermedio, tutto quel tratto invece di scorrimento che precede l'Ausberg, il salto dell'Ausberg e l'Ausberg, in quei due tratti lui ha recuperato mezzo secondo, quindi lui ha fatto la differenza sia sul difficile, quindi sulla diagonale,
sul salto dell'Ausberg e sia sul tratto di scorrimento, quindi su questo non mi sento di essere d'accordo. Poi semmai lui, quando aveva ancora questi 25-27 centesimi di vantaggio su Yasu sull'ultimo muro dell'Annecy-Schurz, lui ha perso nella parte finale, ma non credo per aver saltato male l'ultimo saltino, perché invece credo che abbia dovuto risalire un po' in diagonale, a differenza di Yasu che, se ricordate, era già in posizione sparato 60 metri prima di lui, 50 metri prima di affacciarsi sul Langenkampfschuss, sul salto finale, se quello sul muro. Ebbene, sì, lì sì, lui era già in posizione, mentre il nostro Paris ha dovuto ancora risalire un pelo. E quindi, secondo me, facendo così, l'abbiamo visto anche in Supergigante, e poi perdi come abbrivio nella parte finale, tutto là. Però quei due metri che fanno la differenza. Insomma, anche meno, fare. Sarebbe forse bastato anche il traguardo meno. Un metro prima avrebbe vinto, perché due centesimi sono sostanzialmente sì, sono niente. E poi basta fare il calcolo a 130 all'ora quanto sono due centesimi, se voi siete bravi in matematica. Questo lo lasciamo fare a Pier Giorgio, che qui di fronte a me ci penserà lui, e poi no, lo diremo verso la fine della serata. Io devo ringraziare De Chiesa, perché questa sera ho scoperto perché non mi fanno più quegli scarponi con calzata posteriore che a me piacevano tanto, perché ho il collo del piede molto alto. Quelli di adesso mi fanno sempre soffrire, non li fanno più perché hanno fatto perdere una generazione all'Unione Sovietica, sostanzialmente. Insomma, andavano molto bene, ebbero un grande successo, per carità, quegli scarponi. E li usai anch'io quando smisi di sciare, erano veramente comodi, delle pantofole, però insomma correre in Coppa del Mondo contro Stemmer, che anche De Chiesa, ce lo battevo anch'io dopo quando ho messo quegli scarponi. A quel punto è diventato un brocco, insomma, perdeva anche dal quarantesimo. Purtroppo guarda, ma sai che eravamo veramente tristi? Cioè, vedere questo ragazzo con lo sguardo già triste, perché questi russi sono tutti tristi, no? Hai visto anche ieri Orochi, l'ho visto anche prima in carriera. Al massimo sono sbronzi, ma non sono mai allegri. No, scusa, no? Ho detto una delle mie cattive, ho detto al massimo sono sbronzi russi, ma allegri non li vedi mai. può darsi che sia così, perché io effettivamente, cioè, l'abbiamo riscontrato ieri, Orochi lo vince la prima gara della sua vita, ha battuto tutti nel Tempio dello Slalom, davanti a 50.000 persone, dando un secondo e mezzo a tutti, noi Reuters, eccetera, eccetera, è arrivato giù, non ha fatto... Infatti noi Reuters ieri sera, io l'ho sentito in conferenza stampa, sono andato a sentire la conferenza stampa dei tre, e prima che arrivasse Oroscilov, hanno intervistato appunto in sala stampa noi Reuters, e lui ha detto, ma che cosa ti ha impressionato di Oroscilov? Noi Reuters fa, la non esultanza... Il non vedere un minimo gesto di esultanza quando ha tagliato il traguardo della sua prima, dopo la sua prima vittoria. Sì, è stata una cosa veramente incredibile. Questo l'ha colpito. Questo noi Reuters ha detto, mi ha colpito veramente. Anche perché Oroscilov non è che fosse un predestinato, era bellissimo il racconto che facevi ieri in telecronaca, quando dicevate che nel parallelo di Mosca di 3-4 anni fa veniva quasi preso per uno che era lì per sbaglio. Cioè, ieri in TV ho detto che quella gara lì gli facevo il tifo per tenerezza, poverino. Esatto. Ospitavano il parallelo, quindi è andato sta wild card, hanno fatto correre sto Oroscilov che faceva bene insieme a questi qua, no? Chi l'avrebbe mai detto, insomma? Chi l'avrebbe mai detto quella sera del parallelo di Mosca, che dopo 4-5, adesso non mi ricordo più quanti anni, 5-6 anni, questo sarebbe stato una star di questo calibro. E adesso arriva di dovere con un ruolo di quasi favorito, insomma, assieme a Hirsch e Renoi Rotter, ai mondiali di Beaver Creek, di Vail, che sì, inizieranno. Guardate, ragazzi, però io metto un po' le mani avanti. Il mondiale di Beaver Creek sarà la solita roulette russa dello slalom, perché andranno tutti come fatti, come vanno adesso, eccetera. Però le cose sono abbastanza imprevedibili, perché lo slalom fa schifo. Ah sì, è sul piano. Se vi ricordate quei pochi slalom che hanno fatto sulla parte finale della discesa libera qualche anno fa, lo facevano. Senza mediazione, insomma, fa schifo. Fa schifo. E poi c'è quella neve artificiale che è molto aggressiva, quella americana, è una neve molto aggressiva, non so, io spero che questo nuovo Waldner, mio amico tra l'altro Marcus Waldner, al posto di Uiara, giudice arbitro, faccia barrare bene, cioè bagnare bene la pista, perché sennò c'è quella neve che è aggressiva e che ti cambia un po' le carte in tavola. Su uno slalom facile per giunta sarebbe un peccato. Diciamo che, come al solito, i mondiali, le vere gare saranno quelle di velocità, perché poi purtroppo gli slalom giganti, lo slalom speciale, verranno fatte sulle parti finali, da dove c'è di solito il piano, quindi insomma ne risente un po' lo spettacolo. Esatto, perché così non è stato a Slatini. Il gigante è quello che è, non sarà un gran gigante, saranno molto belli in campo maschile e in campo femminile il Super G e la discesa, quelli sono molto molto belli. Il gigante mediocre, lo slalom brutto e vabbè. Insomma, la Birds of Prey è una gara, una pista di discesa libera. Sì, è una pista da discesa e da super gigante anche. Ci aspettiamo quindi i risultati nella prima settimana da parte di Paris e Innerhofer.
Ma speriamo, speriamo. È una pista che piace, soprattutto è una pista che si addice alle caratteristiche di Neroper, ma come sia adesso, per come sia adesso Paris, anche si addice a Paris. Poi sai, il mondiale è la gara di un giorno, bisogna scendere dal letto col piede giusto e avere un po' di fortuna, insomma. Quindi sai, poi tu sarai lì chiaramente a raccontarceli. Sì, io vado giù sabato, vado giù e sto giù e faccio anche le donne, questa volta faccio commento anche delle donne. Quindi bene. Commenterò la faccio bonne. Anche le donne, suona bene. Come? Dico, faccio anche le donne, suona molto bene. No, noi purtroppo non le possiamo mai fare, faccio, perché con rugby... Faccio il commento delle donne, alla mia età cosa vuoi che faccia? E quindi sarà un mondiale interessante. Il prossimo mondiale si ritornerà in Europa, però adesso intanto ci godiamo questo mondiale di Vail che torna dopo più di dopo 16 anni, dopo il mondiale del 99, nel quale mi ricordo che Giorgio Rocca stava quasi per esplodere, poi invece alla fine arrivò quarto, è vero, vince la medaglia d'oro in slalom, vediamo se te lo ricordi. Palander, esatto, il finlandese. Non mi hai dato il tempo di rispondere, però, perché ti avrei quasi risposto. Ho fatto fare bella figura. Detto questo, beh, potremmo anche... Sì, sì. No, l'unica cosa è che io faccio sempre un appunto, che adesso sfrutto l'occasione di Radio Sandonà per fare a te, a nome di tutti i telespettatori della RAI, purtroppo non vengono trasmessi in HD questi mondiali, neanche questi mondiali come tutte le gare di Coppa del Mondo. Bisognerebbe fare qualcosa a questo punto di vista. Finché non c'è l'HD sulla RAI, quindi... Ma c'è un canale, ma ci fanno vedere Don Matteo e cose di questo tipo, cose inaccettabili. Scrivete alla RAI e chiedete queste cose qua. Io spero che nel giro di breve tempo, il prossimo anno, che noi possiamo avere un canale sportivo HD e far vederlo uscire in HD, spero. È un appello che ti facciamo, fatti sentire i piani alti, insomma. Cosa vuoi che mi sentano? Io conto come l'ultima ruota del carro, il 2 di picche. Anche da voi c'è il 2 di picche? Bene. Sì, sì. Eccoci qua, pronti, presenti. Va bene, Paolo, niente, ci rimane da augurarti buon viaggio, insomma, per il Colorado. Oh, grazie, e divertitevi con i mondiali, speriamo che siano belli. Noi ti ascolteremo. Ciao a tutti. A presto. A presto. Ciao. Buona ciao, serata. Ciao. Ciao.